Creatore pronto? Pronto. In attesa. Carissimi amici di Outbreak Channel, ben ritrovati in un altro episodio delle pillole di regolamento per capire alcune particolarità dei regolamenti dei più diffusi campionati di tiro dinamico difensivo IDPA e doppia azione, almeno qui sul territorio italiano, per vedere insieme alcune incongruenze grandi che ci sono nell'ambito della Revolver Division, per cui state con me, perché per tutti quelli che siano appassionati di pistola a rotazione, oggi ci sono un sacco di info utili per non sbagliare a casa prima che sul campo. Eh sì, la Revolver Division è assolutamente una sfida, per me rappresenta il partire completamente un'altra volta da zero, se non anche addirittura da meno uno, è interessante perché impone tutta una serie di tattiche, di tecniche e anche di strategie tutte dedicate all'utilizzo di una pistola che ha un numero di colpi necessariamente inferiori. In particolare vedremo che non per tutte le discipline valgono le stesse regole, anzi sono molto ma molto differenti. E la prima grande differenza risiede proprio nel numero di colpi ammessi per le pistole a tamburo nel campionato IDPA, che impone un massimo di 6 colpi, quindi se abbiamo revolver d'ultima generazione con 7-8 colpi dobbiamo caricare massimo 6 colpi, questo ci esclude proprio dalla possibilità di utilizzo, perché nel cambio rapido con lo speed loader piuttosto che con le moon clip ci ritroveremo a avere 2 camere vuote non sapendo bene quale in chiusura, o dovendo controllare e allineare in maniera era corretta il cilindro al momento della chiusura stessa. Nel campionato doppia azione invece sono ammessi revolver a 7-8 colpi. Un'altra apertura che ha il campionato doppia azione rispetto a quello IDPA è quella verso i maxi revolveroni con canne fino a 6 pollici, che nel campionato IDPA sono vietati perché non rientrano nelle dimensioni massime delle armi, e questo esonera i tiratori con revolver dai limiti dimensionali della scatola di verifica nel campionato doppia azione. Quindi chi ha un revolverone come questo Colt Python che mi vedete tra le mani, facciamo il nostro check, la pistola è scarica in sicurezza, e quindi dicevamo, anche per gli appassionati del pistolone e del grosso calibro, doppia azione apre le porte mentre IDPA chiude. Sulla possibilità di portare con sé carichini, moon clip, i due campionati hanno anche qui regole diverse, e in effetti io nella mia prima gara IDPA ho commesso un errore, una leggerezza, mettendomi addosso 5 porta speed loader sistemati come da regolamento doppia azione, mentre nel regolamento IDPA il limite massimo è di 3, quindi sostanzialmente non solo io mi sono sbagliato, ma anche gli SO, che sono poco pratici su questo tipo d'argomento, perché ci sono troppi pochi tiratori in Italia con questo fantastico e affascinante sistema di pistola. Un'ultima differenza fondamentale tra i due campionati risiede in quello che è il power factor che deve essere relativo a questo genere d'arma, che sono divise in due categorie: quelle alimentate con gli speed loader e quelle con le moon clip. Il regolamento IDPA impone un power factor di 155 con i moon clip contro i 105 delle munizioni alimentate con gli speed loader.
anche nel campionato doppia azione la potenza va diversificata, ma qui la forbice è meno ampia. Si passa da 125 a 155 di power factor e il discrimine è solo il calibro. Per chi come me usa i carichini, ovviamente il fattore 105 per il DPA dà la possibilità di realizzare delle cartucce estremamente soft. L'unico requisito richiesto è però che siano, nel mio caso che ho un'arma in 357, al minimo un 38 special. Quindi per il DPA ho preparato una cartuccia delicata in un bossolo 38 special, vedrete adesso come me ne ricarico qualcuno con la mia bellissima RCBS Green Machine, la pressa lineare che io dedico alla ricarica del calibro da revolver, mentre nel campionato doppiazione è richiesto solo il raggiungimento del power factor. Quindi per caricarmi delle cartucce che escano e vengano espulse in maniera più proficua, quindi essendo esse più corte, utilizzerò un bossolo 38 Smith Wesson caricato però con una potenza adeguata a sviluppare i 125 di fattore. Ed eccola la Green Machine, la pressa lineare che fa avanzare su una riga diritta i nostri bossoli nelle varie stazioni di ricarica. È una pressa estremamente bella, è storica, è un pezzo storico perché non ha conosciuto prosecuzione della sua produzione perché soppiantata dai modelli a piatto rotante, molto più semplici da costruire e economici da proporre sul mercato rispetto a questa che è una delle prime presse completamente progressive prodotte per la ricarica casalinga. È un vero gioiellino e permette di ricaricare in maniera molto efficiente, anche se nella sua versione standard, quella che vede l'adozione di un dosapolvere dedicato che si aziona ad ogni azionamento della leva, richiedeva da parte del caricatore una grandissima attenzione, una perizia e un'esperienza non da poco, cosa che le più recenti presse, anche semi-progressive a shell plate rotante, non rendevano necessarie. Ho già riformato e dotato di innesco nuovo tutti i bossoli per poter utilizzare il dosapolvere della Dillon, che essendo un dosapolvere azionato dalla presenza del bossolo mi permette di non rischiare di mandar persa una dosata per magari una distrazione durante le fasi di ricarica. Andiamo quindi direttamente in seconda stazione dove erogherò la mia carica di polvere. Il mio dosatore della Dillon mi consente anche di svasare in un'unica operazione, per cui di fatto l'ultima stazione è quella che mi serve, dove metterò la palla alla giusta altezza e effettuerò quello che è il roll crimp sul colletto. Un'altra lezione che mi sono portato a casa da questa mia prima esperienza in Revolver Division alla Sierra Delta Cup 2 al poligono Sermoneta con gli amici dei Predators Shooting Club è stata quella dell'estrazione delle munizioni dalla scatola per il posizionamento sulla lavagnetta, quella portacariche. Ho utilizzato i classici blister da 357 Magnum, questi qui di plastica che conosciamo più o meno tutti, ma al momento dell'estrazione per la preparazione si è rivelata una scelta un po' macchinosa perché i colpi vanno proprio beccati per il rim con l'unghietta e fanno un po' fatica a salire, ma come li lasciate un attimo rientrano giù, ripiombano in un attimo all'interno del blister. Per cui
mi sono attrezzato con queste scatoline di plastica dura di ABS, che sono quelle che di solito noi troviamo nell'acquisto dei Red Dot, dei piccoli accessori per le nostre armi, e che spesso ognuno di noi, qualcuna se la trova a disposizione buttata da qualche parte dentro casa, ma anche se non ve la trovaste, costano veramente pochi euro e sono fatte in maniera molto resistente in ABS. Per prepararle è stato sufficiente infilare un blister di plastica per le cartucce 9x21, a cui ho aggiunto una striscia, una linea di caricamento alla fine e altre 6 celle, tagliando pezzettini da un portacartucce sacrificale, e in questo modo arriviamo a una capienza di 66 cartucce ogni scatoletta, e scatoletta ho preso 3, proprio la capienza necessaria per affrontare qualsiasi gara di tiro dinamico difensivo, portando le munizioni sul campo in maniera ordinata, molto protettiva e, perché no, anche un po' con stile. Andiamo quindi sul campo. Ed eccoci qui nello splendido campo di tiro di Pretoro con l'amico Sandro. Oggi faremo i test cronografici per le nostre cartucce. Saluta Sandro. Salve, Ciao. buongiorno. Allora. Ruger GP100 357 Magnum. Eccolo qua. 800 piedi al secondo. Ottengo un power factor di 126, queste sono perfette per Allora, doppiazione. prepara l'arma. Trattore pronto? Pronto? In attesa. Oltre ai problemi d'alimentazione riscontrati a causa della munizione troppo lunga, quella del 357 Magnum, che quindi non andava a impegnare correttamente la stella d'estrazione durante i cambi di carica, durante la gara al Sermoneta Shooting Club ho anche riscontrato un problema tecnico, un inceppamento con il revolver, che è una cosa abbastanza rara, dovuto al fatto che avessi una munizione troppo potente. In effetti era una munizione ottimizzata e studiata per la Desert Eagle, un grosso pistolone semiautomatico a presa di gas che richiede un'energia e una pressione pazzesca per funzionare in maniera corretta. Vuole un innesco particolarmente potente, e in effetti ho utilizzato gli inneschi Small Rifle Magnum, che in alcuni casi mi hanno dato anche delle mancate percussioni, non per problema dell'arma, ma perché erano appunto studiati per un'arma con delle altre caratteristiche tecniche. Durante lo stage standard mi sono ritrovato una munizione che, per effetto del rinculo e dell'inerzia del peso della palla, ha fatto scollettare l'ogiva facendola avanzare e andando così ad impegnare, incastrandolo, il cono di forzatura con la punta della palla. È un'evenienza molto rara. Io all'inizio ho pensato di non aver crimpato in maniera corretta le mie palle sopra queste munizioni. In realtà, se
potete vedere, il segno del roll crimp è ben stampigliato sulla superficie della mia palla, quindi è una munizione assolutamente corretta per quello che è il tipo di caricamento che avevo realizzato per quella pistola. Ma nella mia Ruger GP100 questa cartuccia ha creato dei problemi. Uno dei motivi per cui fare la munizione adeguata al tipo d'uso, al tipo d'arma con cui si spara, è una cosa molto importante. Bisogna conoscere un po' come funzionano queste cose, tant'è che io questi problemi me li aspettavo. Se andate a vedere la live prima della gara, avevo proprio lamentato il fatto che non potevo ricaricarmi delle cartucce adeguate perché avevo quasi raggiunto il massimo delle detenibili e quindi avevo la necessità di consumare queste cartucce caricate appositamente per quel genere d'arma. Adesso con le 38 Special a fattore adeguato, quindi cercherò di stare intorno ai 125 di fattore per avere un rinculo molto simile sia quando sparerò in doppiazione che quando sparerò in DPA, cercheremo appunto di ovviare a tutti questi problemi per fare una gara, si spera, più lineare per quelle che sono le mie possibilità, essendo assolutamente debuttante in questa divisione. Perfetto, avete visto quante piccole particolarità possono condizionare la nostra conoscenza di ciò che andiamo a fare al momento in cui prendiamo armi e bagagli e ci dirigiamo con tanta voglia di divertirci verso i campi di gara. Bisogna conoscere bene i regolamenti perché si rischia, non dico tanto di fare il viaggio a vuoto perché il divertimento, anche se si va in DFN, è garantito, ma perlomeno poi cercare di entrare in classifica senza vederci stampati in faccia la delusione davanti alla prova crono. Se anche questo video vi fosse piaciuto, come di consueto alla fine, non all'inizio e sulla fiducia, vi chiedo la cortesia di gratificare il mio piccolo impegno divulgativo cliccando il pulsantino in basso a destra del vostro schermo per donarmi un sempre simpaticissimo like. Se pensate che altri tiratori o aspiranti tiratori di revolver possano essere incuriositi, interessati e capire qualche cosetta in più attraverso questo video, ricordatevi di condividerlo su tutti i social. Infine, da oggi, se volete e potete, potreste anche aiutare il vostro canale preferito a offrirvi contenuti sempre più ricchi, sempre più tecnici e sempre di maggiore qualità. Come fare? È molto semplice, basta sottoscrivere l'abbonamento e le istruzioni sono tutte presenti qui in descrizione a questo video. Ma se foste qui solo per la prima volta o ancora non lo aveste fatto, ricordatevi di iscrivervi perché l'iscrizione è assolutamente gratuita e vi dà accesso a un'infinità di contenuti free. Come fare? È semplicissimo, basta cliccare sopra il mio faccione con la maschera antigas e attivando la campanellina delle notifiche sarete informati in tempo reale per ogni nuovo video caricato, non perdendone più nemmeno uno. Anche per questa volta quindi è tutto, appuntamento come sempre, alla prossima!